Dopo un accenno di primavera è arrivata la neve. Sono molto faticose le primavere, non arrivano mai così lisce. Dopo un po' di sole a volte arriva la neve, arriva il vento, come in questi giorni, ma bisogna continuare a desiderare tutte le primavere. C'è una bellissima frase di Henri de Luca sulla neve, dice: la neve è il suo magnifico silenzio. Non ce n'è un altro che valga il nome di silenzio, oltre quello della neve sul tetto e sulla terra. Il silenzio della neve, la cosa più bella che ci porta la neve. Il silenzio è 100 volte più potente delle parole. Il silenzio è capace di risvegliare tutto ciò che dorme dentro di noi. E in questi giorni abbiamo bisogno di risvegliare ciò che da troppo tempo dorme dentro di noi. E allora proviamo a guardare ciò che dorme in noi, proviamo a desiderare con più forza ogni nostra primavera. Lo facciamo ascoltando per un attimo la Sesta Sinfonia di Beethoven, dove si racconta che ci sono dei contadini nel campo, arriva un temporale, loro si nascondono, si rannicchiano nelle loro case e finito il temporale tornano tutti fuori a ballare. È il desiderio per tutti noi. Resta con noi al termine di ogni giorno triste, quando la notte ci rincorre e sentiamo la tua assenza. Resta con noi quando vivo solo con me stesso e col mio segreto e cammino verso una bellezza velata e lontana. Resta con noi quando la stanchezza è pesante e ci vince, quando il pianto è più penetrante e amaro. Resta con noi quando gli occhi innamorati guardano troppo lontano e faticano a vederti presente. Resta con noi quando sono deluso come i discepoli sulla via di Emmaus e non so attendere neppure 3 giorni prima di disperare. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Alcuni dissero di Gesù: lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro, c'era una grotta e contro di essa era posta una pietra.
Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto. Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai, vedrai la gloria di Dio. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Lazzaro, vieni fuori. Morte, solitudine, paura. Sono le tre potenze che assoggettano da sempre la terra e soprattutto questi nostri giorni che stiamo vivendo. Alcuni diranno a Gesù, lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva non far morire Lazzaro. Noi dobbiamo provare a togliere questo fatalismo della morte. Il fatto che Dio lo voglia, no, Dio non lo vuole. Dio non sopporta la morte. A Gesù sulla croce diranno, Ecce homo, ecco l'uomo, guardate quest'uomo. E in lui è avvenuta tutta la riconciliazione del mondo con Dio. Il mondo credo che non si vinca con la distruzione, ma con un abbraccio, con una riconciliazione. Il mondo non è vinto dagli ideali, dai programmi, dal dovere, dal fare, dalle virtù, ma soltanto per l'amore di un Dio che è capace di affrontare tutta la realtà, abitando la realtà, qualunque essa sia. Anche il dolore e anche la morte. Io credo che non esiste dopo Gesù una realtà, un mondo che non sia riconciliato, che non sia abbracciato, che non ci si possa aggiungere, oltre al fragile amore, molta tenerezza. Diranno a Gesù, Signore, ecco il tuo amico è malato. Il valore, credo, delle parole sta nella continuità, sta nella fedeltà, sta nella coerenza. Quanto ci tieni, quanto lo senti, quanto ti tocca una cosa. Gesù scoppiò a piangere. Credo che le cose vere della vita non si analizzano, si vivono. Le lacrime ti fanno sentire l'essenza della vita, il nocciolo vero della vita. E Gesù gridò, Lazzaro, vieni fuori. Come se Gesù forzasse quella porta chiusa e forzasse tutte le nostre porte chiuse che non riescono a credere all'impossibile. Una pietra si muove, entrerà un raggio di sole, un grido d'amico scalderà il cuore e la solitudine, le lacrime bagneranno quelle bende. Prima di questo momento sarà detto a Gesù, se tu fossi stato qui, non sarebbe morto. Io credo che spesso i ritardi pesano. 4 giorni per Marta e Maria sono tanti, come 3 giorni per i discepoli di Emmaus sono tanti. Ma io credo che dal giorno della risurrezione non si potrà più soffocare la luce, non si potrà mai più seppellire la vita. Vorrei dedicare un pensiero a tutti coloro che in questi giorni non hanno potuto salutare i loro genitori o amici o fratelli morti, in cui non è stato possibile nemmeno vederli, nemmeno dargli l'ultimo bacio. Anch'io volevo dare l'ultimo bacio a mio padre prima che morisse. Sono stato 15 giorni in quell'ospedale ad aspettare quell'attimo dell'ultimo respiro per dargli un bacio proprio nel suo ultimo bacio e non ce l'ho fatta. E allora mi sono fatto l'idea che noi nella vita spesso non riusciamo a prendere sempre tutto quello che vogliamo.
A volte le cose si disperdono e credo che ci sia un Dio dietro di noi, che ogni volta che noi perdiamo qualcosa, Lui si china e la raccoglie. Allora vorrei dedicare questa canzone, Il Dio delle piccole cose, di Niccolò Fabi, a tutti loro, a tutti noi. E la preghiera che vorrei fare per concludere è: beato chi crede nel sole, anche se non splende, chi crede nell'amico, anche se non lo sente, chi crede in Dio, anche quando tace. Beato chi ha conosciuto le carezze che fanno rivivere i morti. Io spero che esista anche un Dio delle piccole cose, che sappia i silenzi mai diventati parole, che sappia i gradini di pietra, le estati scoscese, quel nome che hai proprio lì sulla lingua non viene. Dio mostra le passi di danza che aveva sbagliato, conserva le foto in cui s'era trovata per caso, raccogli le briciole perse di ogni esistenza, i respiri sui vetri di treni in partenza. Chissà se qualcuno sa dire i cognomi dei suoi compagni di scuola, poesie che non è mai riuscita a imparare a memoria, se ha letto i romanzi che poi non abbiamo finito, le voglie che non sono più diventate peccato, se sa le preghiere fantasmi di noi da bambini, o dov'è che finiscono chiavi e orecchini. Il Dio delle piccole cose aspetta la fine del cammino, con un sacco sgualcito dal tempo di un piccolo inchino. Chissà se ci ridà indietro le vite che abbiamo in sospeso. Io credo sia questo l'inferno e il paradiso.